Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo oggi il nostro telegiornale parlando di quanto è accaduto questa notte a Parigi, perché testimonianze sono arrivate anche in Abruzzo. Tra queste la testimonianza di un ristoratore di Parigi di origini abruzzesi rientrato ieri sera in Italia per ritrovare i genitori in Abruzzo e a Giulianova più esattamente. Partito da Parigi verso le 21 di ieri sera, quando è arrivato in Italia ha ricevuto la telefonata della figlia che le ha raccontato subito quanto stava accadendo, quindi testimone in diretta. Testimone con gli occhi della figlia. È con noi al telefono, io lo chiamo in diretta, signor Paolo Lupidi, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito a questo collegamento. Buongiorno a tutti, è una cosa, una tragedia. Era, tutti i parigini ci raccontano un po' come l'11 settembre, è terribile, terribile. Mia figlia, io sono arrivato a Roma, mi ha chiamato e ha detto: papà, guarda che qui è un bordello. Dopo ho chiamato anche i miei colleghi al ristorante, in effetti dopo a mezzanotte la polizia ci ha fatto chiudere il ristorante. Normalmente noi chiudiamo alle 5 di mattina, ma ieri, anche stasera, ci abbiamo la stessa... Ho chiamato il mio collega, chiudiamo anche a mezzanotte, controlliamo i sacchi quando la gente arriva, le borse, tutto. Quando arriva al ristorante c'è un controllo pauroso. Ecco, oltre ai racconti diretti che le sono stati fatti da parte di sua figlia, anche dei dipendenti del suo ristorante, perché ricordiamo lei ha un ristorante proprio, è nelle vicinanze il suo ristorante? Sì, siamo sui Champs-Élysées, Pizzapino. Stamattina, per dirti il racconto, tutti, normalmente la mattina apriamo il ristorante con 40 persone e stamattina sono venuti a lavorare in 10. Tutti quanti hanno paura di uscire di casa, c'è il terrore a Parigi. Mi hanno telefonato in molti. Prego. Sì, vada. Hanno il terrore di uscire di casa, allora... Non c'è nessuno, infatti ho chiamato il mio collega poco tempo fa, mi ha detto che il ristorante è vuoto, tutti i magazzini, i centri commerciali sono veramente, i musei chiusi, la Torre Eiffel è chiusa, tutto chiuso oggi, veramente. E adesso mi hanno detto che c'è un inseguimento con una macchina armata della polizia, non si è fermata, un posto di blocco. Lei è andato via ieri sera alle 21 e poco dopo, diciamo, purtroppo si è scatenato l'inferno lì. Il primo è successo allo stadio Saint-Denis, il primo kamikaze che è esploso era verso le 9:30, come ha detto il mio, perché c'era un amico che era allo stadio, ed è stato veramente, lui stava con suo figlio, mi ha detto, credo che non va più allo stadio lui, mi ha detto, ho visto la morte. È rientrato a casa alle 2 di notte, perché dopo hanno bloccato tutti, non facevano uscire nessuno perché avevamo paura di altri attentati. È arrivato a casa alle 2 di notte, senza taxi, niente trasporti, veramente un caos era a Parigi, era un caos. Quindi lei era da poco andato via, ma come ha vissuto le immagini che sono state riportate dalle televisioni, dai notiziari? Come le ha vissuti quei luoghi, vedere quei luoghi così? Non ho dormito la notte non ho dormito. A parte per... c'ho i miei figli che stanno lì a Parigi. Certo. È dura. Quando tornerà a Parigi, lei avrà problemi per rientrare? Normalmente il volo è previsto per lunedì. Normalmente sono venuto qui per fare una sorpresa a mio padre, perché domani si può anniversario per gli 80 anni, ma è dura. Sai, già dopo un anno, quasi un anno che è stato l'attentato a Charlie, adesso sì. Questo, vivere a Parigi è veramente dura, fa paura, anche per noi, per i bambini, per l'avvenire, tutto. Se non mettono un rimedio c'è troppo violenza, troppo. Lei vive a Parigi con tutta la sua famiglia? Sì. E dopo ho visto, mi ha chiamato un amico, ha detto che gli tagliavano la testa a Beccatron,
poi al teatro lì dove c'era il concerto. Sì. Sono veramente delle scene orrende, non sono parole. Io la ringrazio per questa testimonianza, le auguro per quanto sia possibile questo una buona giornata, una buona permanenza qui Anche a lei, in a tutti Abruzzo e con i quanti, suoi cari. telespettatori, Telesei, grazie, buona giornata. Grazie, grazie. E noi facciamo il nuovo drammatico bilancio che è di 128 morti e 200 feriti, tra questi circa 80 in gravi condizioni. Sono al momento due gli italiani feriti e una donna italiana è ancora irintracciabile. Intanto è arrivata una nuova minaccia dell'ISIS che ha pubblicato un video senza data in cui fa sapere alla Francia: non vivrete in pace finché continueranno i bombardamenti. Si tratta della seconda rivendicazione indiretta. È un atto di guerra pianificato dall'esterno con complicità interne, un atto di guerra compiuto dall'esercito dell'ISIS, lo ha detto il presidente francese François Hollande parlando in diretta TV ai francesi. Le forze di sicurezza e l'esercito sono mobilitate al massimo livello. Annunciati intanto 3 giorni di lutto nazionale, mentre in Italia il ministro Alfano dichiara l'allerta di livello 2. E ascoltiamo ora invece le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, fatte proprio nella mattinata in questo servizio. Provo un dolore atroce per quanto è avvenuto questa notte a Parigi. Non ci sono parole per descrivere l'orrore e vorrei innanzitutto offrire la solidarietà commossa alle famiglie delle vittime. Vorrei offrire l'abbraccio degli italiani alle sorelle e ai fratelli francesi. Vorrei offrire la nostra amicizia al governo della Repubblica Francese, al suo presidente François Hollande. Hanno colpito la Francia, ma colpendo la Francia hanno colpito l'umanità intera. Questo è il momento delle lacrime, è il momento dell'emozione, è anche il momento di tante domande. Come tutti gli italiani, questa mattina anche io, vedendo le immagini dei padri che stringono i propri figli allo stadio, ho cercato le parole giuste per raccontare ai miei figli che cosa è accaduto. Questa mattina anch'io, come tutti gli italiani, vedendo le immagini dei sopravvissuti del teatro Bataclan, ho cercato di domandarmi che cosa stessero mettendo in discussione i terroristi. Forse ciò che noi abbiamo di più prezioso, la pace e la libertà, oltre alla vita, stanno attaccando il nostro modo di vivere. Lo dico dicendo che gli italiani non sottovalutano niente. Noi non sottovalutiamo niente. Chiedo a tutte le forze politiche di avere il massimo della responsabilità. Questo è il tempo in cui si deve stare insieme, uniti. Nel pomeriggio incontrerò i capigruppo di tutte le forze politiche, anche di quelle di opposizione. Ma proprio perché noi non sottovalutiamo niente, sappiamo perfettamente che vinceremo questa battaglia. L'Italia c'è al fianco di tutti gli uomini di buona volontà. L'Italia c'è convinta che questa sfida possa essere vinta tutti insieme. Ed ora le parole del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che dichiara: dinanzi alle immagini e alle notizie che arrivano dalla Francia è facile cadere nella tentazione di reagire emotivamente, invece dobbiamo fare appello a tutta la nostra razionalità per capire cosa è successo e soprattutto perché l'Islam è una religione, come tale va rispettata, mentre chi uccide, semina terrore, non merita rispetto, ma solo il giusto castigo. Prego per tutte le vittime degli attentati di Parigi, prego affinché non si debbano piangere altri morti per assurde guerre di religione, prego per una pace che sia anche figlia dell'integrazione. Così appunto il presidente D'Alfonso. E lasciamo in questo, con le parole di D'Alfonso, questa pagina drammatica di cronaca. Passiamo alla cronaca regionale.
A Pescara si torna a parlare di criminalità e assenza di sicurezza a Fontanelle, uno dei quartieri più presi di mira dall'illegalità, appunto a Pescara. Si torna a chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine. L'ascoltiamo nel servizio di Francesca Romana Testi. Un presidio fisso per le forze dell'ordine e lo sgombero degli occupanti abusivi con i fondi già stanziati nel bilancio della regione Abruzzo. Si torna a parlare di Fontanelle a Pescara, dove si ripetono episodi di spaccio e di prevaricazione nei confronti di tanti cittadini ormai stanchi e spaventati. L'emergenza sicurezza è alle stelle, non solo via caduti per servizio, ma oggi noi stiamo qui per denunciare una serie di stanze provenienti dal territorio: Rancitelli via Lago di Borgiano, Fontanelle via Caduti per Servizio, le zone Gescal di Pescara e San Donato. Abbiamo raccolto le stanze di tutti i quartieri di Pescara e stiamo per organizzare una grande mobilitazione sotto al palazzo della regione Abruzzo. I cittadini addirittura oggi ci hanno denunciato che si trovano i tossicodipendenti fuori dalla porta con la siringa messa nel braccio e non riescono neppure ad uscire dal portone, hanno paura, ci sono i bambini che entrano in contatto con le siringhe nei palazzi e stiamo parlando di alloggi popolari. L'appello di Domenico Pettinari è rivolto al presidente della regione D'Alfonso, al sindaco di Pescara Marco Alessandrini e a tutti gli attori indispensabili per il compimento di un piano che chieda finalmente sicurezza a uno dei quartieri più sensibili della città. Erano stati stanziati fondi regionali grazie al Movimento 5 Stelle per lo sfratto degli abusivi, perché c'è anche il problema degli occupanti abusivi. Non si riescono a mettere attorno a un tavolo gli attori competenti che sono Regione Abruzzo Ater, Sindaco di Pescara, per definire quali sfratti fare. Cioè non è più possibile, qui ci sono vittime di violenze, di angherie, persone che non ce la fanno più a convivere con gli occupanti abusivi, che maggiormente delle volte sono criminali puri pregiudicati. E contro la legge elettorale considerata anticostituzionale, l'Abruzzo, come altre regioni d'Italia, presenta un ricorso motivato in 12 punti che mostrano l'assenza appunto di democrazia dell'Italicum. Ascoltiamo. Una manovra congiunta che vede come protagoniste tutte le regioni d'Italia. L'obiettivo è quello di dimostrare e far riconoscere l'incostituzionalità dell'Italicum e a questo scopo ogni attore mette in campo una figura professionale di riferimento. La legge elettorale mostra diversi punti ai quali appellarsi. I motivi sono gli stessi che erano stati presentati anche quando si era fatto ricorso contro il cosiddetto Porcellum, essenzialmente le liste bloccate e un premio di maggioranza spropositato. In questi casi il dubbio è sempre quello dei tempi, quanto ci vorrà? Confidiamo questa volta che il Tribunale voglia subito rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Peraltro aggiungo che abbiamo utilizzato uno strumento diverso dalla citazione, un ricorso d'urgenza quasi, diciamo un ricorso ex articolo 702 bis del Codice di Procedura Civile, che consente di andare subito a decisione. Si tratta di salvare la Costituzione, secondo le forze politiche scese in campo. A rispondere all'appello, infatti, secondo le carte presentate da SEL, ci sono anche Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle. Ma penso innanzitutto ai cittadini che hanno capito di che cosa si tratta. Poi ci sono delle forze politiche come la nostra, Sinistra Italiana, che in Parlamento si è battuta con tutte le forze che aveva a disposizione per contrastare una legge che noi riteniamo assolutamente incostituzionale, perché lede il principio della sovranità popolare, non riconosce ai cittadini il potere di scelta dei parlamentari, perché le liste sono in gran parte bloccate, quindi 2/3 dei parlamentari saranno decisi dalle segreterie nazionali dei partiti, e poi soprattutto prevede un premio abnorme di maggioranza, perché non c'è nessuna soglia di accesso. E l'Unione Europea ha approvato il piano di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Abruzzo. La dotazione finanziaria messa a disposizione per i prossimi 7 anni è di ben 432 milioni di euro. Il servizio. 432 milioni di euro per i prossimi 7 anni, e questa è la cifra che verrà distribuita in Abruzzo per il piano di sviluppo rurale. Una grande conquista per la regione, che vede crescere significativamente la quota dei PSR nell'arco degli ultimi 14 anni. Ieri abbiamo avuto l'adozione ufficiale del piano di sviluppo rurale 2014-2020. Entro l'anno pubblicheremo i primi bandi, innanzitutto riservato ai giovani. I giovani saranno accolti nella nuova comunità agricola regionale e poi tantissime altre misure e opportunità per tutto il comparto agricolo regionale.
Le categorie di intervento individuate per l'Abruzzo comprendono investimenti materiali, insediamento di giovani agricoltori e sviluppo nuove attività extra-agricole, servizi di base per aree rurali, investimenti forestali, formazione e consulenza. Le misure più importanti oltre ai giovani riguarderanno la competitività delle imprese, lo sviluppo delle micro e macro filiere, la gestione del territorio, le acque, la viabilità, una serie di opportunità e anche di grandi situazioni positive per la nostra comunità agricola regionale, a partire dall'aggregazione, dalla cooperazione, dallo sviluppo rurale nel suo complesso. Quali restano i settori trainanti per l'Abruzzo? Sicuramente il settore del vino, il settore dell'olio, ma ci sono anche tantissime altre opportunità previste nel PSR. Innanzitutto la zootecnia, sia da carne che da latte. Dobbiamo ripristinare con successo i grandi successi del passato della zootecnia regionale. All'interno del PSR ci sono opportunità, misure e soprattutto dotazioni finanziarie necessarie per riprendere questo percorso. E la Regione Abruzzo dice no alla centrale di compressione gas a Sulmona. A breve sarà il Consiglio dei Ministri a decidere. Il no dell'ente locale potrebbe infatti non bastare. Una centrale di compressione gas a Sulmona. L'Abruzzo oggi a Roma ha presentato e ripetuto il suo diniego alla realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contando che si tratta di un territorio sismico. Noi abbiamo dato attraverso 3 deliberazioni di giunta regionale fino a settembre scorso il diniego all'intesa come è previsto per legge per tutta una serie di motivazioni, per la problematicità del territorio in cui deve insediarsi, ovvero la Valle Peligna, ad alta sismicità, dalle valenze ambientali e paesaggistiche non indifferenti, a ridosso del Parco Nazionale della Maiella e della Badia Morronese. Insomma, per tutta una serie di motivazioni anche per il modello di sviluppo che quel territorio vuole darsi, improntato alla valorizzazione delle emergenze culturali e architettoniche che vi sono presenti da secoli. A questo punto la palla passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, dice la legge, sentito il Presidente della Regione, decide se sì o se no, cioè se autorizzare definitivamente o meno, e se la autorizza definitivamente sarà una centrale di compressione alimentata a gas, quindi con emissioni in atmosfera e quant'altro, su cui, ripeto, la Regione Abruzzo prima del 2011 non si è espressa. Tempi stretti per l'Abruzzo, che ha espresso questa volontà solo in ultima battuta a luglio, la prima volta. Come sottolinea il sottosegretario alla Presidenza della Regione Mario Mazzocca, ora resta solo da attendere la decisione del Consiglio dei Ministri. Aggiungo, la Regione non ha dato nessun parere a suo tempo, ecco perché adesso vedere una risoluzione presentata da membri del centrodestra che comunque erano governo fino al 2014, fino a giugno 2014, e quando allora si aveva tutta la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ecco, non la vedo una nota suonata, per usare un eufemismo. E da oggi inizia lo stato di agitazione dei lavoratori della Honda. La FIOM CGIL chiede l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica del piano industriale dell'azienda motociclistica giapponese. Intanto l'azienda, con un comunicato, fa sapere che non ci sarebbe alcuna volontà di disinvestire nello stabilimento di Atessa. Sentiamo. Noi ci troviamo a conclusione del percorso di riorganizzazione che abbiamo stabilito 3 anni fa sottoscrivendo un accordo ministeriale. Ad oggi 2 dei 3 pezzi più, diciamo così, quelli più importanti che avevamo definito, cioè che bisognasse ridurre il livello degli occupati, che bisognasse raggiungere un pareggio di bilancio e produrre 120.000 moto, 2 dei 3 elementi e non li abbiamo praticamente in tasca. Quindi questo significa che semplicemente riducendo il numero degli occupati l'azienda non è nelle condizioni di sopravvivere. Ad oggi non c'è un centesimo di euro di investimento, l'azienda non ha previsto alcun rafforzamento del sito di Atessa e manca sostanzialmente un'idea industriale. E togliere l'SH significa togliere il Made in Italy per lo stabilimento di Atessa. E parliamo di Honda. L'SH è leader nel mercato europeo, oggi detiene tutti i primati di vendita ed è un paradosso che delocalizzando i motori togliamo la natura e la qualità del prodotto che abbiamo sempre assicurato come stabilimento di Atessa. Pertanto rivendichiamo in gran forza che i motori si fanno qui,
Onda deve continuare a investire, come ha fatto di recente con lo stabilimento d'auto che sta in Inghilterra, dove hanno già destinato 256 milioni di euro, invece da Tessa sono stati riservati ultimamente circa 800 mila euro per ampliare un po' il capannone e trasformarlo in un magazzino, io uso questo brutto termine, ma così è. E contro la realizzazione del Ponte del Cielo a Pescara, il centrodestra mostra nel corso di un sit-in una lettera inviata da Tommaso Cascella, il realizzatore della nave che si trova dove dovrebbe sorgere la nuova opera del governo D'Alfonso. Paolo Renzetti. Sit-in del centrodestra unito questa mattina a Pescara davanti la nave di Cascella, non a caso, per dire no al Ponte del Cielo. Sosteniamo la posizione forte della sovrintendenza. Ieri sera il maestro Tommaso Cascella, il figlio di Pietro, mi ha inviato una lettera che ovviamente mi ha detto di pubblicare, di rendere nota, in cui si oppone fortemente alla realizzazione di questo cerchio. Lui lo definisce un cerchio che creerebbe un blocco rispetto all'opera del padre, che quando posizionò questa nave di fronte al mare, qui di fronte a questo spazio libero, lo fece proprio perché voleva che ci fosse un collegamento diretto fra la nave e il mare, a simboleggiare questo contatto tra Pescara e il mare, unico, perché noi viviamo non soltanto sul mare, ma viviamo con il mare. Avevate pensato inizialmente anche ad una raccolta di firme? Aspettiamo il parere definitivo della sovrintendenza. Noi ci auguriamo che Alessandrini, Del Vecchio, D'Alfonso mettano da parte questa loro scellerata idea, capiscano che non si può imporre, come dice Tommaso Cascell, un'opera che non ha nulla a che vedere con questo spazio. Carlo Lizza, ex vice sindaco di Pescara, in questa vicenda del Ponte del Cielo, siamo davanti alla nave di Cascella, il suo pensiero qual è? È una offesa senza aggettivi al lavoro di Pietro Cascella. Perché? Pietro ideò questa cosa, eravamo a pranzo, lui era venuto a Pescara, inaugurammo l'ampliamento del Museo Cascella, venne e lo portai a casa mia a mangiare una cosetta. E mentre eravamo a pranzo disse: senti, Pescara c'è il mare e il fiume, pensa una cosa. Pensò questa nave diretta verso l'infinito e poi esponemmo il bozzetto al comune di Pescara. E quindi ritengo che una passeggiata così sia cosa superflua e non, come dire, fa emergere la bellezza grandiosa di questo monumento. L'associazione AGBE mette in guardia dai falsi volontari che chiedono per beneficenza. Intanto parte la campagna tra i negozianti, controlli sui documenti di chi cerca fondi per le opere di bene. Ascoltiamo. In Abruzzo tantissime sono le segnalazioni di volontari presenti, anche per brevi periodi di tempo, all'interno di centri commerciali o fuori dai supermercati. Spesso questi volontari, generalmente provenienti da fuori regione, dopo aver richiesto denaro non sanno motivare il loro utilizzo, argomentando in maniera vaga e non circostanziata la scusa di bambini malati in ospedale e adducendo in molti casi patologie gravi come la leucemia o tumori di vario genere. Le segnalazioni hanno raggiunto la AGBE, l'associazione che da 16 anni si occupa di bambini affetti da leucemie e tumori solidi, offrendo alloggio e servizi alle famiglie, che oggi esprime il desiderio di mettere in chiaro alcuni punti per rendere più semplice alle persone il confronto con questi pseudo volontari. Riceviamo telefonate, ma ne riceviamo diverse, anche di domenica telefonano amici o nostri volontari, dice: guarda Massimo, che c'è una pseudo associazione in questo iper, sta chiedendo i soldi per i bambini malati di leucemia, o c'è questa associazione di clown che sta chiedendo i soldi per i bambini. La fortuna è che a volte intervenendo i carabinieri o le forze dell'ordine riescono quantomeno a far capire che forse è il caso di smettere. Purtroppo le leggi che ci sono non contemplano nulla, tutti sono liberi di chiedere fondi. A sostenere la causa dell'AGBE si sono unite anche associazioni di categoria come Confesercenti e CNA, cercando di diffondere anche verso gli esercenti la consapevolezza del fenomeno e offrendo alcuni dettagli per non finire nella rete delle truffe.
Le associazioni di volontariato, quelle che sviluppano progetti seri, non chiedono soldi nei parcheggi dei centri commerciali, non chiedono soldi con il porta a porta, non vanno a cercare i 5 euro per acquistare l'ambulanza a casa delle persone e non si presentano senza realmente un identificativo, un tesserino reale, una divisa addosso che sia anche una t-shirt di un'associazione. Ma quello che vogliamo dire a chi fa beneficenza, innanzitutto non fermatevi a farla, ma soprattutto fatela incominciando a fare una piccola ricerca sulle attività che svolgono delle associazioni. Noi riteniamo che faremo la nostra parte, bisogna sensibilizzare il mondo di chi svolge le attività economiche che sono ogni giorno punto di riferimento anche delle associazioni di volontariato per la richiesta di fondi, in modo tale da cercare di veicolare il più possibile le poche risorse che hanno a disposizione i nostri soci, i nostri associati, a progetti che avranno effettivamente, hanno la loro valenza e potranno portare al raggiungimento di obiettivi precisi. La ricostruzione della Basilica di Collemaggio all'Aquila sarà un esempio di trasparenza e legalità grazie a un protocollo firmato anche dal prefetto aquilano Francesco Alecci, che proprio ieri aveva usato parole dure contro la corruzione dilagante in città e aveva detto: alcuni morti di fame delinquono per reati di poche migliaia di euro. Germana Dorazio. La ricostruzione della Basilica di Collemaggio, simbolo della città dell'Aquila, diventa occasione per la realizzazione di un protocollo sulla trasparenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità negli interventi di ricostruzione. Il documento, tra i cui firmatari c'è il prefetto dell'Aquila, Francesco Alecci, l'amministratore delegato di Aniservizi, Claudio Brega, il soprintendente unico, Alessandro Vittorini, assume un valore di protocollo di legalità e mira a regolare le iniziative e le attività che interesseranno tutto il territorio del comune dell'Aquila in relazione al piano di restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il protocollo servirà pertanto quale strumento finalizzato a rendere corretta e trasparente ogni attività ed insediamento di impresa nell'area interessata dai lavori di restauro, che ricordiamo sono finanziati dall'ENI. Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, ha dichiarato l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, la Basilica di Collemaggio verrà avvolta da una recinzione studiata e di grande impatto visivo, che evidenzierà la bellezza dei particolari della Basilica stessa. La recinzione sancirà di fatto l'inizio dei lavori di restauro che, secondo la tabella di marcia, dovrebbero terminare entro la fine del 2017. Inoltre è prevista nel contratto una clausola risolutiva espressa a carico del committente in caso di informative interdittive. L'impresa appaltatrice infine e le eventuali subappaltatrici dovranno dichiarare la propria adesione al protocollo, che costituirà un allegato del capitolato o del contratto e sarà vincolante per l'impresa sottoscrivente. Restiamo all'Aquila, dove è stato presentato il bilancio partecipativo 2015 del Comune. Filippo Tronca. Incontrarsi, proporre e ragionare, decidere insieme. Questa è l'essenza di un bilancio partecipativo, il cui valore nel percorso prima ancora che nel fine. Valore sottolineato con forza dall'assessore comunale Fabio Pelini nell'illustrare il programma del bilancio partecipativo del 2015 del Comune dell'Aquila. Incentrato questa volta sugli anziani, sulle loro esigenze e progettualità. A disposizione 70.000 euro, a cui forse potranno aggiungersene altri 30.000. Gli incontri, moderati dalla professoressa Lina Calandra, esperta di percorsi partecipativi, si svolgeranno nei 13 centri anziani della città e delle frazioni. Primo appuntamento il 25 novembre nel centro sociale della Rotonda, nel quartiere Torrione. Non ci saranno finanziamenti a pioggia, assicura Pelini, vista anche l'esiguità dei fondi a disposizione. Saranno premiati dunque progetti davvero validi, che porteranno un valore aggiunto alla qualità della vita in una città dove, a dover essere ricostruiti, non sono solo i volumi edilizi. Noi crediamo che gli anziani siano utilissimi alla nostra collettività e quindi vogliamo dedicare il bilancio partecipativo 2015 a loro con le loro esigenze.
Quasi pronto poi il report dei bilanci partecipativi degli anni precedenti, ecco, possiamo anticipare qualcosa? Sì, la partecipazione si poggia su tre gambe, la terza è forse quella più importante perché è il cosiddetto monitoraggio ed è la fase che va a verificare se è stato tenuto fede a quello promesso. Monitoraggio significa in soldoni quanti soldi impegnati e quanti spesi? Esatto, quindi stiamo per pubblicare, nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla parte relativa alla partecipazione del sito ufficiale del Comune dell'Aquila, la rendicontazione, diciamo così, il monitoraggio del bilancio partecipativo 2013 che era quello relativo alle opere pubbliche e il bilancio partecipativo 2014 quello relativo all'anagrafe dei progetti partecipativi che ha visto coinvolte diverse associazioni che hanno portato progetti impattanti e che hanno manifestato buone pratiche. Un passo indietro, quali interventi, quali attività saranno oggetto di finanziamento, di aiuto che emergeranno dal basso dei centri anziani? Beh, intanto un'esigenza preliminare per due centri sociali anziani è quello della sede, stiamo parlando del centro sociale di Aragno e quello di San Basilio e su questo ci stiamo attivando e troveremo a breve una soluzione. Passiamo ora alla pagina sportiva, ieri penultima seduta per il Pescara, prima dell'impegno di domenica a Como. Questa mattina la squadra è partita in pullman e svolgerà nel pomeriggio la seduta di rifinitura al centro sportivo Polivalente di Appiano Gentile. Sono in estremis il tecnico Oddo, prenderà una decisione sull'impiego di Campagnaro che comunque continua a migliorare. In caso di assenza Oddo valuta le alternative, Fiamozzi, anch'egli ha qualche acciacco però, e del difensore della primavera Francesco Forte, classe 98. Di rientro dall'impegno con la nazionale albanese, Memushai sarà sicuro titolare. Per motivi comportamentali, Valotti non sarà considerato per una maglia da titolare, partirà sicuramente dalla panchina. Ma vediamo il punto, ascoltiamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Mi auguro che la squadra abbia recepito la lezione e, nel senso che abbia capito che in generale nel calcio, ma ancora di più in questa Serie B, i livelli sono molto simili, sicuramente ci sono squadre che hanno più qualità, altre che hanno meno qualità, ma se mentalmente non ti metti al pari delle altre rischi di perdere con chiunque. E dato che noi di qualità ne abbiamo da vendere, se noi affrontiamo tutte le partite con la giusta mentalità e al pari delle altre squadre, per questo intendo cattiveria agonistica, corsa e quant'altro, e allora sicuramente abbiamo più possibilità delle altre squadre, perché la qualità che abbiamo noi non la vedo in tantissime squadre. Ecco. E dato che la mia considerazione è quella che io temo la mia squadra e non le altre, rispetto per le altre squadre, ma temo soprattutto la mia squadra perché so che ha dei valori importanti, però dobbiamo mettere in campo altre caratteristiche che fanno sì che tu possa fare bene e possa vincere. È una squadra che ovviamente non vive un momento molto positivo perché c'è stato un cambio di allenatore, quando si cambia allenatore vuol dire che le cose non vanno benissimo, e viene da un pareggio in rimonta, nel senso che vincevano e sono stati agguantati, quindi non sta in acque tranquille in classifica, quindi ha bisogno di fare punti e noi anche. E quindi sarà una partita difficile che dovremo affrontare con la giusta testa. E vabbè, adesso sono cose di spogliatoio che non sto qui sicuramente a dire, però con Valotti c'è stato un altro tipo di problema che abbiamo assolutamente risolto, e quindi è anche una sorta di punizione rispetto per gli altri compagni, che lui questa settimana sicuramente non avrà una maglia da titolare. Incassata la deroga per usufruire dello stadio Guido Biondi di Lanciano, la Virtus si prepara ad ospitare la seconda forza di campionato di B, il Crotone.
Nei Frentani domani non sarà disponibile Ferrari, che deve fare i conti con una contrattura al flessore della coscia sinistra, acciaccato anche Turchi, che ha svolto lavoro differenziato rispetto ai compagni. In attacco prima punta Marilungo, a centrocampo squalificato Paghera, spazio quindi a Bacinovic. Il tecnico del Lanciano, Roberto D'Aversa, chiede ai suoi i tre punti per risollevare classifica e morale. Ascoltiamolo. Ma Crotone è un allenatore molto, molto preparato, molto organizzato, e chiaramente adesso vola sulle ali dell'entusiasmo, e la partita con l'Avellino nel primo tempo è stato non bellissimo da parte del Crotone, però dopo il secondo tempo è venuto fuori, ha vinto la partita, poi sa la posizione di classifica e ti permette di giocare in maniera più serena, più libera, e quindi magari diciamo che è come se non avessero niente da perdere, e quindi la serenità, ecco, il fatto di magari di andare in campo in maniera serena, ma a prescindere dalla posizione di classifica che abbiamo noi, credo che nel momento in cui scendiamo in campo, so che è difficile perché comunque la posizione di classifica non è di lì da parte nostra, ma deve solo esserci lucidità da parte nostra per cercare di portare a casa il risultato a tutti i costi, questo è poco ma sicuro, però sempre in maniera lucida e serena. Chiaro che penso che per i giocatori confrontarsi in questo momento con la seconda in classifica è uno stimolo in più, e lì magari dove i risultati non vengono, quindi magari giustamente si subiscono delle critiche, uno ha voglia sempre di dimostrare di non essere la squadra che sta occupando quella posizione in classifica. E dopo aver perso due sabati fa a Pescara, il Crotone quindi torna in Abruzzo con la volontà questa volta di fare risultato. La squadra calabrese, come abbiamo detto anche prima, è la seconda forza del campionato e per il match di domani dovrà fare a meno del centrocampista Salzano. Ascoltiamo come presenta la partita il tecnico Ivan Juric. Ivan Juric considera questo scontro, tra virgolette, questo incontro, meglio ancora, un testa coda? Ma sulla carta sì, penso che realtà è completamente diversa, che sia Lanciano sia Crotone come Rosa si equivalgono molto, magari sulla griglia di partenza loro avevano qualcosa più di noi, penso che i miei ragazzi sono cresciuti tanto, che stanno facendo molto bene. È una partita difficile perché Serie B non è come altri campionati dove c'è un abisso tra uno e l'altro, qua se ti rilassi anche poco poco sei capace di perdere tante partite, per cui bisogna sempre rimanere sul pezzo, concentrato, andare al massimo e poi cercare di vincere le partite. Considerando che loro sono costretti a vincere perché la classifica gli impone i tre punti, questo potrebbe girare a favore del Crotone? Dipende di noi, può essere una arma per loro perché vanno con tanta grinta, con volontà, se noi riusciamo a ribattere colpo su colpo, non essere timidosi, può essere timidi, può essere anche un vantaggio per noi. Non avremo Salzano perché purtroppo sta attraversando un periodo non felice, gli auguriamo veramente una pronta guarigione. Per quanto riguarda il resto della rosa? Manca lui, che mi dispiace molto perché è un ragazzo che sta crescendo veramente. Niente di grave, vero? No, lui si deve operare a testicoli che ha preso una brutta botta, comunque quando fai un'operazione ci vogliono tempi di recupero. Gli mancherà Modesto, che ha un piccolo problema che vogliamo comunque che non gioca questa partita e che recupera bene per la prossima settimana. E tra poco alle ore 15 allo stadio Fattori Fischio d'inizio per il derby del Gran Sasso di Lega Pro, partita ad alta tensione per la posizione di classifica non facile delle due compagini, rosso-blu e bianco-rossi hanno necessità di punti, ma per le ultimissime ci colleghiamo in diretta con Gianmarco Menga. Gianmarco. Sì, buon pomeriggio dallo stadio Fattori. Si sta riempiendo lo stadio, anche se è annunciato non il pubblico delle grandi occasioni, circa 300, qualcosa anche di più per il Teramo, per i tifosi teramani assiepati nel settore ospiti, c'è anche la tenuta antisommossa all'esterno da parte della polizia. Per ora non si registrano, per fortuna, scontri. Andiamo subito con le formazioni.
perché l'Aquila giocherà con il probabile 3-5-2, ma potrebbe essere anche il 4-4-1-1, lo vedremo in corso d'opera. Perrone ha scelto Zandrini tra i pali, quindi Vigoni, Ligorio, Stanni, Cosentini, Triarico, Ceccarelli, Milicevic, la grande novità al posto di De Francesco, Perna, Manuel Mancini e Salvatore Sandomenico, in panchina Savelloni, Di Mercurio, Anderson, Iannascoli, Ventaglia, Stivaletta, Palestini, De Francesco, De Sosa e Andrea Mancini. Il Teramo risponde con il 3-4-3 con Tonti tra i pali, quindi i tre difensori con Brugaletta, Altobello e Caidi, poi abbiamo Scipioni, Amadio, Cenciarelli e Cecchini in attacco, confermato il tridente con Moreo, dunque le noci parte dalla panchina, Petrella e Da Silva. In panchina Narduzzo, Dorazio, Vitturini, Loreti, Palma, Di Paolo Antonio, Paurucci, Monni e appunto Giuseppe Le Noci a disposizione del tecnico Vivarini. Ricordiamo anche l'arbitro della gara, Pagliardini di Arezzo, come dicevi giustamente da studio, partita ad alta tensione, dovesse vincere il Teramo, passerebbe appunto, scavalcherebbe Rossoblù in classifica, nonostante partisse a inizio stagione, lo ricordiamo, con un meno 6 appunto in graduatoria. Fischio d'inizio alle 15, ci risentiamo nel programma di Diretta Stadio appunto tra pochi minuti. A te. Grazie, grazie Gianmarco, buon lavoro. Il weekend rugbistico abruzzese invece non offre spunti di rilievo, con il campionato di eccellenza che osserva un turno di riposo. Il servizio. Il weekend rugbistico abruzzese non offre molte occasioni per gli appassionati della palla ovale. L'Aquila Rugby Club infatti osserverà un turno di pausa insieme a tutto il campionato d'eccellenza. Questo stop arriva come una manna dal cielo in questo periodo nero. Mercier infatti potrà approfittare della pausa per mettere a posto un paio di elementi che fino ad oggi sono stati particolarmente carenti, come la mischia chiusa e l'occupazione degli spazi in fase difensiva. Per la Serie A, la Gran Sasso di Pierpaolo Rutiglio si trasferisce in terra toscana, Firenze per la precisione, dove affronterà i Medicei, secondi in classifica e in fase positiva. L'obiettivo di questa fase, il terzo posto, che significa salvezza matematica già a dicembre, è ancora a portata di mano, ma servono punti pesanti e la formazione dei grigiorossi è fortemente rimaneggiata. Rutiglio dovrà fare a meno, tra gli altri, di giocatori del calibro di Vaggi, Parisse, Mannucci, Lorenzetti e Lofrese. In Serie B l'Avezzano ospita la squadra cadetta della Capitolina, avversario tutt'altro che irresistibile. Per salvarsi i marsicani dovranno vincere anche lo scontro diretto con il Colleferro, ma cominciare a mettere in cassa qualche punto in più potrebbe facilitare non poco la marcia salvezza. Più morbida la situazione del Paganica. Vincendo domenica a Colleferro, i rossoneri consoliderebbero ulteriormente il secondo posto in classifica, portandosi ad una distanza ragguardevole dal quarto posto. In Serie C, Girone G, la polisportiva L'Aquila Rugby ospita in casa il Tivoli, mentre il CUS dovrà vedersela con il Rieti in terra laziale. Nel girone E, la squadra cadetta della Gran Sasso ospiterà la Cenerentola del girone, il San Benedetto. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di chiudere ricordo l'appuntamento tra poco alle 14.50 circa con Diretta Stadio, in studio Andrea Costantini. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.